Amici amiche carissimi bentornati per questa nuova puntata del ciclo di Catechesi dal non senso alla vita di cielo, giunto alla quattordicesima puntata stiamo entrando sempre più con l'aiuto del Signore e andando sempre più in profondità di alcune nostre dinamiche esistenziali questa sera ci sarà una nuova... Um, Finestra che si apre, con un nuovo passo avanti, un nuovo orizzonte molto importante da, di cui essere coscienti, da scoprire e, e quindi da, 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 da prendere consapevolezza e soprattutto da, da saper disattivare, perché se non si disattivano i meccanismi di difesa di cui parleremo con l'aiuto del Signore questa sera... E le possibilità, ecco, abbiamo sentito la canzone di De San all'inizio di cambiare, sono ridotte quasi a zero. Teniamo sempre presente una cosa che ci siamo detti all'inizio di questo ciclo di catechesi. Questo ciclo di catechesi vuole essere un piccolo contributo, si chiama appunto dal non senso la vita di cielo, a chi desidera cambiare vita. Ecco, è un, po', come dire, è un po' ambizioso, ecco, diciamo così, eh, il progetto, e l'intenzione anche eh, che ha questo ciclo di catechesi. Conversione significa cambiamento, conversione significa inversione di, di tendenza, inversione di rotta, cambiare mentalità, cambiare modo di porsi, cambiare modo di essere, di pensare, di vivere, di relazionarsi. Quindi eh, si tratta di eh, davvero, ecco. Passare, siamo nel tempo di Pasqua, dalla schiavitù alla libertà, dalle tenebre alla luce, dalla morte, alla vita, dal non senso ad una vita felice, da una vita triste, depressa o similari a una vita veramente degna di essere vissuta. Ad una vita, la chiama San Paolo nelle sue lettere, sballottata qua e là dalle onde, eh, soggetta ai tumulti, al divenire, all'incedere delle cose, quindi all'influenza positiva o nefasta che hanno le circostanze intorno a noi e quindi la nostra vita il nostro umore varia in base alle circostanze, se le cose vanno bene stiamo bene, se le cose vanno peggio stiamo male ma questa non è vita, questa non è vita umana quindi questa è vita o meglio di un uomo o di una donna che ancora mh, non ha preso in mano la propria esistenza, perché la nostra esistenza noi dobbiamo prenderla in mano per consegnarlo nelle mani di chi è più grande di noi, certamente, ma eh, dobbiamo prenderne in mano, dobbiamo scegliere di prendercene cura, dobbiamo cominciare ad occuparcene. Questo non può farlo nessuno al posto nostro. Nessuno. Ecco, quindi questi contributi, anche questa sera, le slides che seguirò per eh, questa catechesi. Saranno poi scaricabili, si troveranno eh, in, tutti quanti, in tutte le altre piattaforme dove, dove questa catena andrà, sia su YouTube il video sia sui podcast eh, l'MP3. Ci sarà un link dove scaricare per poter ecco, ripercorrere, eh, focalizzare bene alcune cose e eh, quello che ci diremo eh, durante questa sera. Allora, la volta scorsa abbiamo visto, eh, se vi ricordate, eh, la problematica della quadripartizione dell'io che è molto importante. Abbiamo imparato e preso coscienza del fatto che noi non ci conosciamo, non ci conosciamo bene e che per conoscerci bene abbiamo bisogno di essere aiutati, aiutati dal prossimo, ma vedremo poi man mano che andiamo avanti, soprattutto aiutati dalla luce di Dio, da Dio e dalla sua luce. E questo processo ecco, di conoscenza profonda di noi stessi in tutte le proprie sfaccettature, cioè adesso vedremo che il vero nostro sé è qualcosa di meraviglioso. Adesso ci manca questa puntata sui meccanismi di difesa. La prossima, io volevo mh, completare ancora questa parentesi, diciamo così, anche umano-psicologica con. Il tessuto relazionale, quindi, perché possiamo prendere coscienza del tipo di relazioni che noi instauriamo con il prossimo, prima di passare poi alla parte terapeutica, diciamo così. Quindi, dopo che abbiamo fatto questa grande anamnesi, questo grande viaggio dentro noi stessi, bene, adesso che facciamo? Ecco, prima di passare a questo, occorre mettersi in ascolto di eh, chi sono io agli occhi di Dio. E anche di chi è Dio realmente, non secondo le immagini che abbiamo già visto in una puntata, è più o meno eh, artefatte che l'uomo si fa o si può fare di lui. Perché prima di andare avanti dovremo vedere chi sono io e chi è Dio, quello che ci dice la rivelazione, quello che Dio ha detto di noi e di se stesso, perché è solo dentro questo orizzonte che noi potremo cominciare un cammino in cui andiamo a ritrovare noi stessi in cui andiamo a passare dalle tenebre alla luce dalla morte alla vita dalla schiavitù alla libertà dal non senso alla vita di cielo non, non, quindi ci mancano ancora questi step oggi cominciamo con il primo i meccanismi di difesa allora cosa sono queste cose noi ci difendiamo tutti quanti noi l'essere umano è sempre fondamentalmente sulla difensiva si difende da cosa da un mondo ostile dalle, dalle possibili aggressioni esterne e soprattutto eh, come dire alza le difese quando compare davanti al proprio orizzonte lo spettro della sofferenza noi non vogliamo soffrire e per sofferenza non si intende soltanto la sofferenza fisica perché peggiore della sofferenza fisica è quella psicologica, è quella interiore, è quella affettiva, è quella morale, è quella spirituale. Appena ci si prospetta una sofferenza, noi cominciamo a porre in essere tutta quanta una serie di difese, molte volte inconsapevoli, per cosa? Per evitare di soffrire, tutto qui. Perché la sofferenza ci terrorizza. Ecco. E Adesso stiamo ancora in, in piena pandemia, cioè guardate che io spero, mh, prego per questo qui, prego molto, cioè lo, lo desidero dal Signore, che almeno un pochino di figli di Dio, anziché stare sempre a dire al Signore liberaci dalla pandemia, liberaci da questo, liberaci da quell'altro, destra e a sinistra, per carità, no, cioè, pensino. Facciano discernimento, comprendano quello che sta accadendo, cosa si sta manifestando, cosa sta uscendo dai cuori degli uomini, anche dal nostro. Cioè, il modo con cui tu ed io affrontiamo anche questa cosa è molto sintomatico. Oggi sintomatico e asintomatico sono terminologie off, off limits. Molto sintomatico, come stai vivendo tu questa cosa? Ho detto tante volte che le prove fanno uscire fuori quello che noi siamo realmente. Dio disse al suo popolo: Ti ho portato 40 anni nel deserto per metterti alla prova e perché tu vedessi quello che c'era nel tuo cuore: se avresti servito Dio oppure no. È importante che lo vedi tu è importante che lo vedi, tu, tu come stai vivendo questa cosa? Sotto tutti i punti di vista dalla paura di contagiarti, di andare in ospedale, di morire o che ti contagi sia contagiata qualche persona che ha, le soluzioni adesso la gente sta vaccino sì vaccino no, eh, si ringa in giro dappertutto, tu come la stai vivendo questa cosa qui? Non è una cosa indifferente eh. è importante pensarci Cosa sta dicendo dietro tutto questo? Perché nessuno pensi che questa cosa eh, non avvenga sotto controllo divino, sotto divina permissione. Certamente Dio non è la causa delle, delle cose negative, no? Ma sappiamo benissimo che da che mondo è mondo, Dio permette e usa il male per trarne un bene maggiore. Abbiamo riflettuto, abbiamo pensato a questo, sì o no? O stiamo semplicemente vivendo, speriamo che passi il più presto possibile, speriamo che tutto torni alla normalità, eh, oppure le cose che si dicevano un anno e mezzo fa, eh, andrà tutto bene a destra e a sinistra, sì, sono tutte quante cose, come dire, umanamente comprensibili, ma stiamo ancora a un livello molto, molto superficiale. Cosa sta accadendo? E cosa mi sta accadendo? Cioè come io sto vivendo questa cosa? Ciascuno Io non lo dirò questo, evidentemente. Io ho scritto qualche articolo eh, sul blog un annetto fa per dare a chi ha voglia di riflettere un po' qualche spunto di riflessione. Ma le riflessioni dobbiamo sempre farle noi, eh? personalmente. Personalmente, le scelte dobbiamo prenderle noi, personalmente. D'accordo? Questo per dire che quando arriva la sofferenza, l'uomo sclera, d'accordo? Perché non vuole soffrire. Ora pensiamo, anche se non voglio anticipare i tempi, no? Pensiamo che noi seguiamo un maestro che non ci ha detto di fuggire la sofferenza, ci ha detto di prenderla ogni giorno. Cioè, il Vangelo è questo, figlioli miei cari. Eh. Chi non ne è consapevole, è meglio che se lo legga. Chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segue. Che cos'è la croce? Affronti la sofferenza. Non abbia paura, non la fugga. La sofferenza non è il male assoluto, come pensano molti uomini: cioè, il male assoluto è la morte, ma forse ancora più della morte è la sofferenza. Perché se devo soffrire troppo, è meglio morire. Giusto? Non pensano così molti esseri umani? Chi ascolta questa catechesi presumibilmente, la maggioranza, dovrebbe essere, presumo insomma, no, battezzata, cattolica, probabilmente praticante, almeno un pochino. Ma noi non è che pensiamo così, pur essendo battezzati, cattolici e praticanti? Punto interrogativo. Perché essere battezzati, cattolici o anche praticanti non è sufficiente? <ride> Bisogna vedere se... La vita di cielo è già entrata dentro di noi, cioè se la conversione ha già attecchito profondamente dentro il nostro cuore. Se c'è stato un cammino, se c'è stato già un processo, se sono capace e se non lo siamo, per carità non è che uno si deve colpevolizzare. Siamo qui per questo. Non è mai troppo tardi per cominciare, d'accordo? Quello che ci stiamo dicendo serve a questo. Chi non ne ha bisogno? Tanto meglio perché vuol dire che ha già fatto questa tra, questo, questo tratto di strada. Quindi sarebbe bellissimo se nessuno ci avesse bisogno di queste, di queste conversazioni che si potessero tranquillamente archiviare come cose non utili. Perché già tutto fatto. Ah, io sarei la persona più felice del mondo. Dico proprio franchissimamente. Eh, credetemi, perché mi rallegrerei della gioia dei, dei, dei miei fratelli e delle mie sorelle, della gioia del prossimo. Allora. Non divaghiamo troppo, e me lo dico a me stesso, allora, i meccanismi di difesa. Quindi siamo consapevoli che appena appare qualcosa che ci fa soffrire, noi ci difendiamo. Allora, come operano i meccanismi di difesa prima di vedere quali sono? Allora, i meccanismi di difesa fondamentalmente operano, per quanto io ho potuto imparare, a tre livelli. La prima, il primo. Ignorare il problema, fare finta che non c'è, non c'è nessun problema. Io non tengo. Come va? Tutto bene, problemi? Nessun problema. Queste sono cose che noi ci diciamo nel, nella vita comune, no? Ma se, per carità, pure io lo dico, <ride> va bene, ma se uno andasse a riflettere, sei sicuro che va tutto bene e che non c'è nessun problema, sicuro. Quale essere umano potrebbe in verità, cioè proprio in coscienza, quindi non tanto per dare una risposta prefatta, no? How are you, fine, thank you. And you? Okay. ok, ecco come stai? Tutto bene, tu? Quindi sono cose che si dicono, ma è veramente così? Allora, primo ambito di operazione dei meccanismi di difesa: ignorare il problema. Secondo ambito, ci sono alcuni problemi? Che sono talmente macroscopici che non si può dire che non esistano, d'accordo? Ci sono, ma li minimizziamo. Sì, ma non è tutto questo granché. C'è qualche problema, però niente di grave, niente di che. La minimizzazione del problema, che non è il sano ottimismo eh, e la fiducia soprannaturale nella possibilità di risolverlo, no poi vedremo, è un'altra cosa <ride> terzo ambito di operatività dei meccanismi di difesa ingigantire il problema come dire, persuadendo convincendosi che sia insolubile non c'è niente da fare quindi o il problema non c'è o non è tutto sto granché oppure no no, non c'è proprio niente da fare sono tutte e tre Menzogne queste qui, tutte e tre bugie, bugie. Ok, allora andremo a vedere anzitutto ah, una serie di principi generali, diciamo così, cosa fare dinanzi ai problemi, perché noi abbiamo alcuni meccanismi, come si chiamano inibitori. I meccanismi di difesa sono tutti quanti. Meccanismi inibitori e vedremo dopo aver individuato diciamo così l'operatività, ci sono anche i fronti su cui si muovono, quindi i tipi di comportamento che generano, a sua volta suddivisi in distinte ulteriori comporta comportamenti, allora, da un punto di vista generale, però, allora, i problemi ci sono e dinanzi ad ogni problema. Questo vale per problemi personali, per problemi interpersonali, familiari, lavorativi, professionali, ecclesiali, politici, ma magari le persone cominciassero a ragionare bene. Dinanzi ad ogni problema c'è solo un modo, non ci sono altri ragionevoli di porsi. Primo, individuarlo. Secondo, verificarne la consistenza. E terzo, punto fondamentale, chiedersi cosa sia possibile concretamente fare dinanzi a quel problema. È un problema che si può risolvere o si può solo semplificare o diminuire o si può solo gestire. È più grande di me. Non posso risolverlo, posso soltanto trovare il modo di gestirlo, cioè di conviverci. Questa è la risposta ragionevole dell'affrontamento. Il problema si deve affrontare, non può e non deve rimanere lì. Cosa fanno i meccanismi inibitori di difesa? Ti portano lontano, ti portano via dalla risposta ragionevole dell'affrontamento in varie modalità. Si muovono, come accennavo, su tre fronti. Primo, rifiuto di riconoscere che un problema c'è. Secondo, rifiuto di comprenderne la portata oggettiva. Terzo, rifiuto di affrontarlo in maniera adeguata. Faccio una pausa perché la radigeriamo. E figlioli miei cari, guardate, non perché le dico io, però vi prego queste cose, facciamo in modo di pensarci e di ricordarle. Poi vedremo, adesso cominciano gli esempi tra poco, quindi adesso può sembrare un pochino generale. Quando vedremo gli esempi, puh, vedremo quanti, qua, quanto ci riconosceremo in essi. Allora, in un primo approccio molto molto generale, qual è la prima cosa che bisogna fare? Numero uno, bisogna maturare una coscienza profonda che è impossibile che problemi non ci siano. Per adesso, a bruciapelo. In diretta o mentre stai ascoltando questa catechesi, tu saresti in grado di dire: Ma che problemi c'hai a livello personale, a livello interpersonale, a livello beh, là, lavorativo, a livello familiare, a livello ecclesiale, a livello politico? Che problemi c'hai oggi? Quali sono? Sei capace di dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quanti ce ne stanno? Sei capace? Allora, se non sei capace ci sono due possibilità: o non li vedi i problemi. E quindi stiamo nell'ambito dell'io, ma lo sappiamo, no? Dell'io cieco o dell'io inconscio. Oppure, peggio, non li vuoi vedere. Ricordiamo Gesù quando guarisce il cieco nato, no? Cosa dice poi ai farisei? Dice. Se voi foste ciechi non avreste nessun peccato, ma siccome dite noi vediamo il vostro peccato rimane. Capiamo che significa, no? Il problema grosso dei farisei, nel Vangelo di San Giovanni questo si vede benissimo, è che nonostante tutte le mani tese di nostro Signore, tutti i segni, non hanno voluto piegarsi. Cioè, paradossalmente, no? noi stiamo, ormai sono un paio d'anni che stiamo leggendo qui con la comunità il Vangelo di San Giovanni, e approfondendolo un po', chi vuole può andare a, a sentirsi un po' di lettura, un po' di catechesi al riguardo, no? Cioè, è incredibile. Cioè, nel Vangelo di San Giovanni, quando è che le autorità religiose decidono la condanna a morte di Gesù? Quando Gesù fa il segno più grande di tutti? Cioè, tirare fuori un morto dal sepolcro dopo quattro giorni, ma che cosa vogliamo, di che cosa vogliamo parlare? cioè una persona che abbia un minimo di, di buonsenso e almeno tanto così di cuoricino aperto ma dinanzi a una cosa del genere si piega io posso aver pensato tutte le peste e corna che volevo di, 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 di Gesù di Nazareth ma dinanzi a una cosa del genere ma mi devo arrendere o no? Oh. <ride> fa, quel, fa quel miracolo e decidono la condanna a morte ma è, è, è pazzesco eh no? quindi il non voler vedere la causa di tutti quanti i nostri guai, ricordiamo sempre, poi questo lo approfondiremo, eh, perché questo non è materia specifica, chi mi conosce sa che io ho molto a cuore questo tema di Luisa Piccarreta e company, ma il problema, l'unico problema che noi ci portiamo dietro, se non prova, ce n'abbiamo uno solo di problema, uno. È la nostra volontà umana. È questo il re dei perché, se la nostra volontà umana la smette di fare quello che fa ordinariamente, tutto si può risolvere non voler vedere un problema. Sentite, no? voler vedere volere è un atto della volontà. Quindi vuol dire che, nonostante le sollecitazioni, cioè le, le, le imbeccate che io riceva eh, dalle circostanze della vita, da chi mi sta vicino, dalle esperienze vissute, io dico: no, no, cioè. Pensiamo che la volontà può arrivare a fare delle cose assurde. No? Se io metto questa mano davanti adesso allo schermo per chi vede il video, io ho aperto la palma, la, la palma della mano destra, dico, qui ci sono cinque dita, dovremmo essere tutti quanti d'accordo. Ma se qualcuno dice, no, sono quattro, io gli posso dire, guarda figlio mio, cioè, uno, due, tre, quattro e C, questo mi risponde, no, sono quattro, per me sono quattro. cosa gli puoi dire? Gli può dire che forse è scemo, d'accordo, che non, non sappiamo che cosa dirgli, ma lui dice che sono quattro. Se ha deciso che queste sono quattro, pur essendo cinque, è una scelta folle, è una scelta irragionevole, è una scelta stolta, ma questa è la sua scelta. Ha detto che sono quattro. E che vogliamo fare? Quindi, in un primo approccio... Primo bisogna trarre una coscienza profonda che è impossibile che problemi non ci siano, è impossibile. Quindi o non li vedo o non li voglio vedere. E poi un'altra cosa, non esistono problemi totalmente insolubili, c'è sempre una soluzione. Allora, non sempre un problema si può risolvere nel senso di eliminarlo, ho già accennato, ma lo si può... Si può imparare come affrontarlo, eh, cercando di risolverlo o quantomeno di attenuarne la gravità o quantomeno di gestirlo, quindi di imparare a conviverci. Facciamo un esempio un po' brutale e brutto: cioè, se io eh, casco da, dal se, settimo piano e mi rompo irreversibilmente un braccio e me lo tagliano, il braccio non ci sta più. Quindi, il problema è che io non ho più un braccio, il braccio non ricresce, d'accordo? Quindi, sì, che facciamo! Si potrà fare una protesi, la protesi non si può fare. Se la protesi non si può fare, dovrò reinventare la mia vita sapendo che il braccio non ce l'ho più, e quindi l'essere umano questo lo fa in continuazione. Quindi, ci, ci resettiamo la vita sapendo che c'è un braccio di meno, punto. Quindi non è un problema forse solubile, sicuramente il braccio non ricresce, forse ci posso mettere una protesi, se non si può fare, devo imparare a fare con un braccio solo. Quindi convivere con questa menomazione è un esempio grossolano, sciocco, però così è per tutti i problemi che ci si pongono dinanzi. Allora, vediamo la prima tranche di meccanismi di difesa, che io l'ho raccontato raggruppata, ovviamente non da solo con l'ausilio di chi è più eh, formato e attrezzato e, e dotato di me su queste problematiche, si chiamano meccanismi che impediscono di prendere coscienza dei problemi. Il modo con cui li presento è a tratti un pochino ironico, d'accordo? Perché eh, con qualche esempio un po' divertente eh, rimane un pochino più a lungo, no? La prima, la sindrome dello struzzo. Già con questa, guardate, ci sono talmente tanti esseri umani dentro. Sappiamo tutti, cosa fa lo struzzo? Lo struzzo quando vede un pericolo mette la testa sotto terra. Noi vedendo lo struzzo fare questa cosa, chi scaricherà le slides, proprio la, slides, la foto che accompagna questa slide, è lo struzzo con la testa sotto la terra, anche se ce ne sono anche altre. Cioè noi vediamo una cosa di questo genere, ma è stupido, <ride> perché se, se lo sta andando a sbranare una, una, una iena, non è che se si mette sotto la terra, la iena se ne va. No, la iena se la man mangia ancora prima del tempo, senza neanche la possibilità che, che scappi o che opponga una reazione. Cioè è la cosa più stupida da fare. E quanti però la fanno? perché si fa questo perché siccome il problema mi, mi causa stress mi causa ansia preferisco non vederlo questo capita anche a livello per esempio di qualche patologia no? qualcuno gli dice guarda che non ti vedo tanto bene vatta a fare un po' di analisi no oh no io sto bene non c'ho niente dopodiché dopo un po' di tempo comincia a stare male sul serio dice eh c'è un cancro, se l'avessimo preso in tempo l'avremmo risolto chi ti sta vicino non ti dirà perché manca la carità, te l'avevo detto ma non te lo dice, ma lo pensa Quindi, cioè, con gli esempi della, della vita reale cioè le conseguenze di, di un atteggiamento di cui possono essere nefaste, gravi secondo meccanismo di difesa la rimozione la rimozione la rimozione riguarda soprattutto l'affrontamento di quelle ferite, ricordiamo, cioè ricordiamo che qui stiamo in un ciclo di catechesi, eh, quindi quello che viene prima poi ritorna dopo, ferite molto molto gravi che io mi porto dietro, che vedremo poi esigeranno dei percorsi di riconciliazione, di pacificazione, di guarigione. Eh ma io questo non ci voglio pensare, perché questa è una cosa che è passata, non ci voglio pensare più. O addirittura c'è proprio un processo psicologico. Io una volta in vita mia ho proprio assistito in diretta ad una cosa del genere. Una persona che aveva ricevuto una cosa bruttissima nell'infanzia e non me l'aveva detto non perché non voleva dirla, ma perché l'aveva completamente rimossa. A un certo punto comincia a parlare e comincia a piangere: Dico, ma che è successo? E dice: Eh padre, mi sto ricordando una cosa che dico: Che è successo? Sono anni che non ci penso, ma a me mi è successo questo quando ero piccolino, ho subito questo, questo e questo, questo e questo. E dico, ma scusa, ma... Per tanti anni è stato completamente rimosso, io non glielo ho detto non perché non volevo, ma perché non me lo ricordavo, non ci stavo pensando. Quindi dicono i tecnici, gli addetti alla... ah, ai lavori, che questo può diventare veramente un processo così profondo, di questo genere. Evidentemente.. Qual è di nuovo anche qui la molla? La paura di, di soffrire. Ancora? Terzo meccanismo di difesa. La superficialità irresponsabile. Quindi, il gradasso, quello che fa finta che vada tutto bene. Non c'è problema, va tutto bene. Si fa finta che vada tutto bene, autopersuadendosi. Che problemi non ci sono <ride> poi ancora quarto meccanismo che impedisce di prendere coscienza dei problemi io la chiamo l'accidia in belle L'accidia, sappiamo tutti quanti no è quella vizio che ci condanna all'inoperosità non al non fare la cdm, si pensa che i problemi forse ci sono, ma sono troppo grandi. No, 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 non mi va, quindi non è non li voglio vedere, non è li ho rimossi, ma non è faccio finta di niente. Ma è so che ci stanno, ma non li voglio affrontare. Quindi questo è un atto di volontà. Meglio il Carpe Diem, chi ha visto quel film che insomma è un film bello come fattura, ma il messaggio che lancia è abbastanza inquietante, L'attimo fuggente, con la buona anima di Robin Williams, se non ricordo male. Il film è bello, ma il messaggio che lancia è un po' inquietante. Meglio il carpe diem o affrontare i problemi. Poi, su questa scia, peggio che la CDM Belle è la vita spericolata, quindi la fuga dalla realtà. O la vita spericolata, se vogliamo utilizzare un termine usato in passato da un nuovo cantautore. Che facciamo? Alcol, droga, canne, sesso sfrenato. Piaceri, godere, divertirsi e andassero tutti al diavolo. Scusatemi il linguaggio è così feriale, insomma. <ride> ecco. quello, quello che negli anni 70 o 60, anche sex, drug, and rock and roll. Ok? Perché così, se faccio così, sto ubriacato di emozioni, di sensazioni, di piaceri, di divertimenti. E se, soprattutto se ho so, se so i soldi, questo me lo posso permettere, e così non penso. E così non penso, salvo restando che poi, se si cade nella droga, si diventa delle larve umane, se con l'alcol si esagera, si diventa alcolizzati, eh, eh, e se, 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 se col sesso si esagera, si diventa, come è successo a qualcuno di Hollywood, eh, insomma, eh, cioè malati eh, di, di sessomania, insomma. Cioè, eh, cioè, eh, ecco. Quindi ci si, si va proprio a, a degradare, quindi a, 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 ad abbrutire. Ecco quindi, anche, anche questo per dire che chi fa la vita sesso droga e rock and roll non, è, non dobbiamo stigmatizzarlo subito come uno che è un, è un pessimo, un cattivo, uno da giudicare. Probabilmente è stato come dire portato per questa via perché dietro tutte quante queste cose chi è che pompa sui meccanismi di difesa? per noi che siamo credenti, è il diavolo, è il diavolo. Cioè i piaceri, i piaceri della, della vita sono un tentativo di risposta sbagliata ai problemi che ci sono e che uno non vuole affrontare. Preferisce non pensarsi, stordirsi. Attenzione, questo non toglie la responsabilità morale, anche grave, di chi commette queste cose con piena avvertenza e deliberato consenso, eh? si capisca bene quello che sto dicendo, ok? Quindi, quelli erano i meccanismi inibitori, quindi quelli che impediscono di prendere coscienza dei problemi. Vediamo quelli che impediscono di affrontarlo il problema. Allora, c'è una cosa oggi molto diffusa. Io la chiamo la sindrome di Peter Pan. Qualche autore un po' più come dire, quotato la chiama l'infantilismo. Chi è un bambino? Chi è Peter Pan? Quello che resta sempre, sempre piccolo. Il bambino è quello che, per antonomasia, non è capace di prendersi le responsabilità. Non ha la maturità di un adulto. D'accordo? Allora, ci sono degli adulti che sono bambini. Vabbè, eh, la voglia. Sono quelli che rimandano a tempo indeterminato il momento di fare i conti con se stessi, preferendo non pensare e vivere senza prendersi responsabilità guardate che per esempio problemi molto molto reali come mai oggi sono così diffuse le, le libere convivenze a prescindere dalla loro cattiveria morale d'accordo perché non, non sono, sono, sono situazioni peccaminose no ma come mai che sono così come, di, dilaganti come mai perché oggi i cosiddetti giovani Fino a poco tempo fa mi consideravo pure io giovane, però pare che non mi posso più reputare tale. Io insomma ho sempre un po' di difficoltà a parlare dei giovani perché io mi ci sono sempre sentito. Un po' mi ci sento anche adesso, però pare che il calendario mi dia torto. Insomma, no? i giovani non vogliono prendere decisioni impegnative, irreversibili di vita, e allora che fanno? A tempo indeterminato, se io convivo, se dovesse andare male. Ognuno per conto suo, se ci dovesse essere qualche figlio di mezzo, vabbè, ci prenderemo la nostra responsabilità e buonanotte. Insomma, no? Ma lo stesso discorso vale per i matrimoni che si sfasciano facilmente. Qual è il problema? Il problema è: i bambini cosa fanno? Ho litigato con te? Bene, mi prendo il pallone e me ne vado a casa. Non gioco più. Questa è la soluzione da, da bambini. Quanti grandi sono simili ai bambini? Oh. Poi c'è la sindrome dei discepoli di Emmaus: i discepoli di Emmaus, mentre camminavano, tornando via, nota San Luca assai acutamente, stavano andando via da, da Gerusalemme. Gerusalemme è la città santa. Gerusalemme è il luogo dove Gesù ha trascorso l'ultima parte del suo ministero. Insomma, no? quindi è il luogo dove l'ingresso trionfale. Stanno andando via da, da Gerusalemme. Sono rimasti al Venerdì Santo. Quindi. È successo, è finito tutto, cioè, fuori di metà non c'è più niente da fare, cioè, si può fare niente. Ormai è troppo tardi. Ecco, un'altra grande stupidaggine che porta alla disperazione: è tutto finito, non c'è più niente da fare. Terribile questa cosa, eh. Non è vero questo qui. Poi c'è la sindrome del fannullone perché affrontare un problema richiede sforzo, costanza, tempo ed energia. Tutti i problemi possono essere affrontati e o risolti o gestiti, ma per fare questo occorre tempo ed energia e fatica o sforzo, costanza. Ricordiamo la parabola dei, dei talenti, no? Che succede? Uno di quelli dice, ma sai che ti dico io, c ho sto bel talento, ma a me chi me lo fa fa di andare a, a, a rischiare, insomma, chissà, io mi tengo quello che ho, ma contento. D'accordo? Non rischiamo, quindi meglio l'uovo oggi che la gallina domani. <ride> Vabbè, quindi per paura di faticare troppo, ma Gesù lo rimprovera, servo fa nullone la paura di faticare troppo. Poi, la sindrome del Fifone, e anche qui prendo in prestito di nuovo un passo del Vangelo, abbiamo visto i discepoli di Emmaus, il servo Fanunone della parabola dei talenti, conosciamo il giovane ricco? Il giovane ricco, Gesù fissatolo, lo amò, dice il Vangelo secondo Marco, e gli disse, Pulire tutto e poi vieni con me. Cosa ha fatto il giovane ricco? Se ne andò triste perché aveva molti beni. Ha detto di no. Se ne è andato. Qual è il problema del giovane ricco? La paura di soffrire troppo o di dover cambiare o di dover, secondo la testa sua, rinunciare a qualcosa non comprendendo che Gesù non ha bisogno dei suoi beni. <ride> ma Gesù ti dice "Ti chiede uno, come poi spiega agli apostoli per darti 100. Chiede quel tuo uno per restituirti 100, ma quell'uno glielo devi dare. Quindi la sindrome del fifone. Gli disa paura. Oh. Poi c'è un'altra sindrome molto pericolosa che è la sindrome dell'illuso è diversa, eh? Attenzione qui si ha... cioè, pensare che i problemi si risolveranno da soli, <ride> cioè, i problemi presto o tardi si risolveranno da soli, automaticamente o con il tempo. No, non funziona così. Purtroppo i problemi non si risolvono da soli. Il tempo può essere un alleato positivo per certe specifiche problematiche ma i problemi non si risolvono da soli cioè se io ho il telefonino rotto, non è che se io lo lascio, dico mo lo faccio stare tre giorni a riposo poi lo vado a riprendere e è risorto il telefonino, no non è risorto il telefonino devi portarlo in assistenza <ride> e lo devono riparare se ha rotto il televisore, ah mo adesso lo lascio una settimana spento, poi si aggiusta Costa qualcosa di questo genere. Sapeste io quanto sto, cioè, quando si sfascia qualcosa non si aggiusta da sola, qualcuno la deve aggiustare. Questo vale per tutto meno che per i nostri problemi. è <ride> Impossibile, no? Ecco. Terza tranche, terza ed ultima, andiamo verso la conclusione. Meccanismi che impediscono di dare una risposta oggettiva adeguata, attenzione alla distinzione, quindi abbiamo visto quelli che impediscono di prendere coscienza del problema, quelli che impediscono di affrontarlo e poi c'è il terzo step, meccanismi che impediscono di dare una risposta oggettiva adeguata, cioè ho preso coscienza del problema e intendo risolverlo, quindi intendo affrontarlo, non basta. Come lo vuoi affrontare? E qui c'è un'altra gamma di comportamenti. Allora, io la chiamo la prima, la sindrome del tutto e subito. Conoscete la sindrome del tutto e subito? Il problema si deve risolvere subito. Subito, solo subito. subito. <ride> cioè, tipico di chi vorrebbe risolvere i problemi in tempi non adeguati. Preso coscienza, cominciamo e cominciamo a lavorare per la soluzione del problema, per la rimozione del difetto, per la riconciliazione. Non è che puffete subito, no, non funziona così. Allora, se non dice: ah, senti, io ho preso coscienza del problema, lo voglio affrontare o risolvo subito oppure basta. Il problema di me rimarrà. Se vogliamo usare anche qui un'immagine evangelica, abbiamo visto il seme seminato sulla pietra. Quelli che eh, incontrano, si entusiasmano, uh che bello, adesso ho incontrato Gesù, si salva tutto. No, non si salva subito tutto. Ci vuole la costanza e la perseveranza, ci vuole il tempo. L'alleato tempo. Attenzione, il tempo non il tempo che passa e, si risolve, e risolve da solo il problema. No, ma il tempo è la dimensione in cui col mio lavoro... Nel tempo il problema affrontandolo si risolverà o si imparerà a gestire. Poi c'è la sindrome di Mandrache. Vedete la, la foto su questa slide? C'è proprio il c'è Mandrache. Oh, questo proprio oggi. Sapeste quanti me ne sono capitati? D'accordo. Eh, la sindrome di Mandrache è questo qua: che, se, che eh, si sogna o a volte addirittura si pretende da Dio. E quindi anche dei suoi ministri una soluzione magica o istantanea, cioè il problema tu me lo devi risolvere subito. D'accordo. La domanda classica che fanno al prete: che devo fare? D'accordo cioè, che cosa devo fare? Oppure si va alla ricerca di preti carismatici. Li chiamano così. Molti pensano che io lo sia. Io te lo dico subito: io non sono un prete carismatico, non ho nessun dono, niente, d'accordo. Oppure il super esorcista, quindi quello che è super esperto, d'accordo. E quindi io non sono esorcista, d'accordo. Dico, dico, sapete quanta gente che mi contatta: Dice, ma lei c'ha qualche d'oro? No, ma lei è esorcista? No, è già delusione somma, dico: avevo, ho avevo cercato lo stregone della situazione, no. Io sono un povero prete della Chiesa Cattolica, posso offrirti un criterio di discernimento o qualcosa, ma niente di più. Allora, la gente oggi cerca il prete carismatico, il super esorcista, i gruppi particolari o a volte, ahimè, le sette, che promettono la luna in maniera semi istantanea. Ok? A volte, c'è anche questo, si abusa dei sacramentali. Quali sono i sacramentali? Le benedizioni, l'acqua santa, l'olio benedetto, il sale benedetto, conferendo loro un alone falso di magicità. D'accordo? Anche questo dovrebbe poter scriversi in un'enciclopedia. D'accordo? C'è mio figlio che ha questi problemi, ci avrà un sacco di male, eccetera, eccetera. Padre, deve dargli una bella benedizione. Dico, ma io glielo do volentieri la benedizione, per carità. La benedizione di un sacerdote è una cosa meravigliosa, non si rifiuta a nessuno, si può dare anche a chi non sta in grazia. Solo che dopo dico, sentite ma tuo figlio, quanti secoli sono che non entra in chiesa o che non si confessa? Eh, quando si è fatto la cresima adesso quanti anni c ha? C ha 50 anni. Dico. dico, ma tu pensi che se io lo benedico. Le cose gli andranno meglio? Punto interrogativo. Cioè tu capite cosa sta pensando quella, quella persona? Poverina, non lo fa apposta, ma questa è la sindrome di mandrache. Cioè, il prete è uno stregone, quindi uno che con una formula magica sacra, per carità, eh, o con un sistema sacro, istantaneamente ti risolve il problema. Io non conosco niente di, di tutto questo. <ride> e non mi presto, tra l'altro, a questi, a, questi, a questi giochi. E credo che non ci si debba prestare a questi giochi. Altra sindrome. La sindrome di Pisolo. Conoscete Pisolo? È uno dei sette nani, per chi non lo conoscesse, no? Pisolo dorme. È l'opposto del tutto e subito. Potrebbe anche chiamarsi la sindrome delle calende greche. Non so chi di voi sa che nel calendario greco le calende non esistono. Quindi quando si dice eh, questo viene tutto a tempo fa, le cose alle calende greche vuol dire che non le fa mai perché le calende greche non esistono. Ok? Allora, questo è l'opposto del tutto e subito. Cioè, tutto e subito che. Il problema lo, lo devo risolvere prima di mo, ok? Poi c'è quello che cerca lo, lo stregone, quindi qualcuno che io non lo posso risolvere subito, ma lo stregone sì, basta che usa la formula magica e mi risolve il problema. Invece mi sono ma ah, no, c'è tempo, ah c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, tempo. È il rimandatore a tempo indeterminato, quindi ci si groggiola e si dorme, ci vuole tempo, ci vuole tempo ci vuole tempo, abbiamo già detto che ci vuole tempo, ma durante questo tempo bisogna fare i passi graduali ma concretamente possibili perché il tempo non risolve i problemi da solo tra dieci anni se tu non hai affrontato questo problema non solo che te lo ritrovi ma te lo ritrovi incancrenito sclerotizzato Poi c'è un'ultima sindrome, anche questa diffusissima, che è la sindrome dello scaricabarile. Attenzione, hmm. lo scaricabarile non è un termine proprio molto, molto adatto. Adesso spiego di che, di che cosa si tratta. Cioè si cerca negli altri una soluzione al problema. E qui entrano in ballo la famosa direzione spirituale, o il confessore. Abbiamo parlato del discernimento degli spiriti, anche di questo qui, no? Chi è il confessore o il direttore spirituale? Punto interrogativo. Vi dico io che per moltissima gente il confessore o il direttore spirituale è quello che ti dice per filo e per segno tutto quello che devi fare. Ci manca soltanto che te lo mette per, per iscritto. E, ed è il solutore dei problemi. Io, un po' di tempo fa, sentii una bellissima predica, non mi ricordo dove, ma era un sacerdote che parlava. Che parlando proprio al clero, venne credo, al, al, al clero di, 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 di Latina, dicendo perché molti preti poi vanno, vanno, come dire, vanno in crisi perché arriva una persona a parlare, cominciano a, 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 a gli viene l'ansia perché io gli devo risolvere il problema assolutamente, cioè la mia missione è risolvergli il problema, a me se non glielo risolvo e magari qualcuno spara qualche consiglio o dice di fare delle, delle, delle cose che a me ogni tanto mi raccontano qualcuno, io voglio tanto bene i miei confratelli e sono tutti quanti i miei signori, gli baci i piedi, tutti quanti, dico, però, dico, non, non, non lo dico poi in diretta, ma cioè, dopo, dopo ci vado a ripensare, dico, ma speriamo che non sia vero quello che mi ha raccontato questa, questa persona, però capisco che se un fratello viene l'ansia, che deve risolvere il problema, ne spara una cioè, e va a dire, ma che c'è... Cioè, e eh, io non lo so, padre, E eh, eh. c'ho questa situazione. Che faccio, me lo sposo o non me lo sposo? Ma caro fratello, mi verrà mica in mente digli e sposalo o, no, o non sposarlo, ma che sei matto, non si dice una cosa del genere. Eh, e che, 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 che lo decido io per te? Io ti dirò: guarda, prima di fare il matrimonio, c'è avuto il tempo del fidanzamento. Durante il fidanzamento è un tempo di discernimento. Vuoi alcuni criteri di discernimento per comprendere se questa è la persona della tua vita questo, questo 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 e questo dopodiché vai davanti al santissimo sacramento pensa rifletti e scegli che te lo dico io se te lo ti sposavo oppure no ma che sei matto così poi tra l'altro se il matrimonio funziona ah c'è san leonardo da latina che mi ha detto di sposarmi vedi che ha visto questo è proprio un santo poi se il matrimonio non funziona, ah c'è quel disgraziato, quel pazzo furioso che è per colpa sua che mi sono sposato, eh se io gli ho pure dato retta. Capito? Capito che succede? Quindi si cominciano ad intessere rapporti anche di direzione spirituale, malati e morbosi, dipendenze psicologiche, e pretese, d'accordo? Pretese. Io le persone che mi contattano eh, lo, lo, lo sanno. Tutti. Sta scritto sul sito. Io non messaggio con Whatsapp, non messaggio con tele. Non mess non, io non uso messaggio sms con nessuno, se non con le persone vicine per dire ci vediamo tra mezz'ora. Oppure appuntamento X appuntamento Y o mi scrivi una mail che quando posso, con calma perché non posso impazzirmi, sono una parrocchia alle spalle, leggo, vedo di cosa si tratta, come rispondere, cosa rispondere con calma, se è una cosa affrontabile, o se non mi fai una telefonata, parliamo di persona, non 500 una volta, ordinariamente, confessione a disposizione, ma cioè, non si possono instaurare queste, queste, queste dinamiche, perché sono distruttive, non si fa il bene della persona, si fa il male della persona, perché non si risolve nessun problema, gliene crei altri 500, Io queste cose chiaramente le ho anche imparate dall'esperienza, dall perché io adesso parlo eh, da 17 anni di sacerdozio, ormai quasi ci siamo alle spalle, e 50 anni d'età, insomma, no? Quindi tutti ci siamo passati per queste cose qui. E... Ecco, però bisogna poi. Eh... bisogna. <ride> Andare a sintetizzare, quindi abbiamo capito queste cose qui, no? Quindi, dentro questo scarico cominciano i rapporti di idolatria, di dipendenza, di legami affettivi che sono sempre pericolosi, specialmente con alcuni, anche sul legame pulito tra virgolette. Il nostro affetto deve essere rivolto al nostro Signore, d'accordo? Se c'è il marito o la moglie, li devi amare per carità, sfogate come te pare, d'accordo? Ecco. <ride> ecco, però. Noi dobbiamo sempre tenere presente che sul pianeta Terra c'è il peccato originale, d'accordo? Per cui noi qui stiamo in un regime di interdizione coatta, interdizione coatta e voluta da nostro Signore, perché fino a quando siamo sul pianeta Terra le cose funzionano così. In paradiso non funzioneranno così, ma qui non stiamo in paradiso, qui stiamo sul pianeta Terra, e quindi bisogna fare attenzione, allora. Tutto ciò premesso, concludiamo. Risposte adeguate. Allora, qui ognuno poi deve fare il lavoro su se stesso e vedere in quali di questi meccanismi ha inceppato, d'accordo? E cominciare a liberarsene. Questa è una cosa che puoi fare soltanto tu, d'accordo? Non lo può fare nessuno al posto tuo. Allora, come fare a dare delle risposte adeguate? Uno, con una sana dose di umiltà, grassetto e sottolineato, lo troverete nelle slides, ci si mette in discussione e ci si fa aiutare anche dagli altri, ricordiamo cieco, a prendere coscienza dei propri limiti, difetti e problemi. Per esempio, una sana direzione spirituale è finalizzata senza sostituirsi alla coscienza, senza dire le cose prima del tempo, senza sostituirsi a, a Dio che trova i tempi e i modi poi di farci arrivare le, le, le persone alle cose, però in strada la persona verso... Quindi si chiede aiuto con un po' di sana umiltà, poi con una sana dose di fiducia naturale e soprannaturale. Ci si dispone ad affrontare i problemi una volta che si sono individuati, usando i mezzi adeguati. Terzo, con una sana dose di realismo si individua il tipo di obiettivo possibile. Posso risolvere il problema? Posso eliminarlo? Bene. Posso diminuirlo? Bene. O posso solo gestirlo? Io vorrei chiudere quest'ultimo criterio. È fondamentale. È fondamentale. Dinanzi a questo problema reale e che io desidero affrontare, cosa posso concretamente fare? Questo vale, ripeto, per i problemi personali, familiari, professionali, relazionali, ecclesiali e nazionali, civili, politici e internazionali. Che cosa posso realisticamente, concretamente fare? Perché i problemi più grandi di noi che non possiamo risolvere, noi possiamo soltanto Imparare a gestirli e a conviverci e affidare la soluzione di essi a, o a chi ha il potere di metterci mano oppure a chi ha il potere dei poteri, che problemi se vuole li può risolvere tutti e che domini Dio. Va <ride> ah bene, detto questo, passiamo ai saluti. Io spero che. E lo Spirito Santo che parla nei cuori delle coscienze, ecco, dica quel molto più e meglio che io non ho saputo né potuto dire in maniera adeguata, e che faccia comprendere, anche se qui si tratta di cose molto, molto concrete, molto, molto umane anche per certi aspetti, però la capitale importanza delle cose che ci siamo detti. Se non si sfugge a queste dinamiche che potremmo chiamarle. Maledette, nel senso che ci, ci, mettono, ci, ci mettono in una situazione di, 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 di stallo di impasse di questo passo di Cantabria-Nesan non cambieremo mai <ride> Ecco, se stiamo al passo eh, di questi meccanismi i margini di di crescita sono sempre molto molto limitati bene appuntamento per chi crede e vuole alla prossima puntata dio vi benedica e la madonna vi protegga e a presto